Si continua a combattere a Bakhmut e Soledar in quella che è già stata definita come la battaglia più sanguinosa della guerra in Ucraina. Scoperto in Svezia il più grande giacimento europeo di terre rare utilizzate per la produzione di materie prime cruciali per la transizione verde. Turchia, la presidente dell'Associazione dei Medici, condannata per aver chiesto un'indagine sull'uso di armi chimiche contro i militanti curdi. Si scorge il fumo in lontananza sulle città di Bakhmut e Soledar nell'est dell'Ucraina, dove la battaglia in corso è stata descritta come la più sanguinosa della guerra. Il destino di Soledar non è ancora chiaro. Il gruppo mercenario russo Wagner afferma di controllare la città mentre il Cremlino mette in guardia da dichiarare prematuramente la vittoria. Il servizio di guardia di frontiera ucraina ha pubblicato immagini che mostrano l'esercito di Kiev mentre ferma l'avanzata delle forze russe nella città di Donetsk. Se la Russia dovesse prevalere, a Soledar sarà fondamentale per l'assalto alla strategica città di Bakhmut, che Mosca vuole ad ogni costo. Per più di 5 mesi i continui bombardamenti delle forze del Cremlino hanno devastato Bakhmut. Circa 70.000 persone vivevano lì, ora è rimasto solo il 10% della popolazione. Il nostro compito è sopravvivere sia di notte che di giorno, ecco come la vedo io, dice un residente. E ovviamente sarebbe bello poter cucinare qualcosa durante il giorno. Grazie a Dio la città regge ancora, Bakhmut è una fortezza. Sebbene sia difficile stabilire chi stia avanzando maggiormente nella regione, è evidente che ci siano state perdite pesanti da entrambe le parti. La Svezia rafforza le basi per la transizione energetica dell'Unione Europea. Un gruppo minerario svedese ha annunciato la scoperta del più grande giacimento conosciuto di terre rare in Europa. Materiali essenziali per la produzione di veicoli elettrici e di turbine eoliche. Il giacimento si trova vicino alla miniera di ferro di Kiruna, nell'estremo nord del paese. La società ha fatto sapere che contiene circa 585 milioni di tonnellate di materiale, di cui oltre 1 milione di tonnellate di ossidi di terre rare che sono utilizzati per produrre gli speciali magneti dei veicoli elettrici. Il giacimento fornirà una parte sostanziale del fabbisogno dell'Europa, sottolinea il gruppo, avvertendo però che ci vorranno diversi anni per studiarlo e per sfruttarlo in modo redditizio e sostenibile. Potrebbe diventare un importante tassello per la produzione delle materie prime critiche cruciali per la transizione verde. Allarme uranio nel Regno Unito. La polizia antiterrorismo britannica sta indagando dopo che gli agenti di frontiera hanno sequestrato un carico contaminato con uranio arrivato all'aeroporto londinese di Heathrow lo scorso 29 dicembre e scoperto con uno screening di routine. Si tratta di una spedizione di rottami metallici, hanno riferito le autorità aeroportuali. Ma come può essere arrivato l'uranio? Non può essere stato trasportato su un aereo di linea. Possiamo spostare materiale nucleare come l'uranio e il plutonio in tutto il mondo. Occasionalmente sono trasportati per via aerea, ma non su aerei di linea commerciali. Il tabloid britannico The Sun, che per primo ha riportato la storia, ha scritto che la spedizione è partita dal Pakistan ed è arrivata con un volo dall'Oman e ipotizza che l'uranio fosse destinato a cittadini iraniani residenti nel Regno Unito. Una consulente del governo. Ciò può significare che Londra viene utilizzata per commerciare e dimostrare le capacità dell'uranio ed è una cosa molto seria. Finora non sono emersi ipotetici moventi criminali o terroristici allarmanti per la sicurezza nazionale britannica. Circa 25.000 paramedici addetti alle chiamate d'emergenza, autisti di ambulanze e tecnici hanno scioperato ieri in Inghilterra e Galles per l'ennesima interruzione del settore sanitario. Chiedono l'adeguamento degli stipendi al costo della vita, oltre a migliori condizioni lavorative e nuove assunzioni. Il servizio è stato garantito esclusivamente per chiamate gravi o urgenti legate a pericolo di vita o a perdite di coscienza. Gli infermieri incroceranno le braccia nuovamente la prossima settimana e oltre 100.000 dipendenti pubblici si uniranno a loro nello sciopero del 1° febbraio. L'aumento del costo della vita comincia a farsi sentire in Europa.
Quasi la metà dei cittadini europei afferma che il proprio tenore di vita è già diminuito, mentre il 39% dice di aspettarsi un calo quest'anno. Solo il 14% non prevede alcun tipo di cambiamento. I risultati provengono da un'edizione straordinaria dell'Eurobarometro, il sondaggio pubblicato periodicamente dal Parlamento europeo. I cittadini sono preoccupati per le molteplici crisi in corso, l'invasione russa dell'Ucraina, l'aumento dei prezzi dell'energia e l'inflazione da record. Il costo della vita è la principale preoccupazione per il 93% di loro, seguito dalla povertà, dal cambiamento climatico, dalla guerra e dal rischio di un incidente nucleare. 4 intervistati su 10 ammettono di avere difficoltà a pagare le bollette mensili di tanto in tanto o la maggior parte delle volte, ma nonostante i problemi economici rimane deciso il sostegno all'Ucraina. Il 74% dei cittadini europei approva infatti la risposta dell'Unione alla guerra e l'aiuto offerto al governo di Kiev, mentre il 23% lo critica. Solo in Slovacchia, Grecia e Bulgaria il tasso di approvazione scende al di sotto del 50%. Imparare la lingua, capire come funzionano i servizi, informarsi sugli alloggi disponibili e le opportunità di lavoro. La Caritas di Stoccolma offre molte risposte ai migranti che arrivano in Svezia, paese con una lunga tradizione di accoglienza, dove ora però qualcosa è cambiato. La maggior parte dei sondaggi mostra che fino a pochi anni fa circa il 60% della popolazione era favorevole all'immigrazione. E poi tutto è cambiato. Ciò è dovuto anche alla narrativa negativa dei leader politici, che mette in relazione l'immigrazione con la criminalità e con tutto ciò che va male nella società. Così tutte le colpe sono dei migranti. 2 milioni di residenti in Svezia sono nati all'estero, circa il 20% della popolazione, e 600.000 di loro hanno una propria attività e contribuiscono all'economia nazionale, secondo i dati della Caritas. Ma ora incontrano sempre più diffidenza. Julius Tobua, che lavora aiutando le persone con disabilità, è arrivato dal Camerun 8 anni fa e può raccontare la graduale trasformazione del paese in cui vive. Tutti sappiamo che con il nuovo governo in carica il messaggio ai migranti è addio. La Svezia è piena, non vogliamo più persone. Il che è un peccato perché eravamo un paese molto accogliente e generoso. Ma col passare del tempo le leggi sull'immigrazione stanno diventando sempre più rigide. A uno straniero consiglierei di non venire, perché non è più un posto accogliente questo. Il nuovo governo di Stoccolma, una coalizione di destra, ha un accordo di cooperazione parlamentare con i Democratici Svedesi, partito di estrema destra arrivato secondo alle elezioni. Ciò implica posizioni dure sull'immigrazione e poca voglia di perseguire, nel semestre di presidenza svedese dell'Unione Europea, il Migration Pact, pacchetto di riforme della politica migratoria volto ad aumentare la solidarietà. Troppi arrivi potrebbero rappresentare un rischio per i salari locali, avverte il ministro del lavoro. Bisogna mantenere l'immigrazione a un livello socialmente accettabile, con stipendi dignitosi, in linea con le riforme che abbiamo introdotto in Svezia per essere sicuri che le persone lavorino per una paga decente. Nonostante le pressioni da parte del Parlamento europeo e di alcuni Stati membri, come l'Italia, il governo svedese non darà priorità al tema della migrazione. Se ne discuterà al prossimo Consiglio europeo, ma le decisioni saranno rimandate probabilmente al secondo semestre dell'anno, durante la presidenza spagnola. Isabel Marques da Silva, Euronews, Stockholm. Centinaia di sostenitori della presidente dell'Associazione dei Medici Turchi hanno accolto con favore il suo rilascio dalla detenzione, benché sia stata condannata con l'accusa di fare propaganda per un'organizzazione terroristica. La dottoressa Fincanci era stata arrestata dopo aver richiesto un'indagine indipendente sull'uso di armi chimiche vietate da parte dell'esercito turco contro i militanti curdi nel nord dell'Iraq. È responsabilità di noi medici e di noi che lottiamo per i diritti umani condividere ciò che abbiamo visto, qualunque sia la verità. E dovremmo anche ricordarci che è responsabilità dei media trasmetterlo al pubblico. Mercoledì la donna è stata condannata a 2 anni e 8 mesi di carcere, tuttavia le persone raramente vengono incarcerate in Turchia per pene detentive inferiori ai 3 anni.
Durante il processo ha respinto le accuse di aver fatto propaganda, ribadendo che stava solo esprimendo la sua opinione. È l'ultima attivista ad essere stata condannata ai sensi delle leggi antiterrorismo della Turchia. Il governo turco nega fermamente l'uso di armi chimiche contro il PKK.